infiliamo l'ago e facciamo tac tac e entra. E non si sente niente, è come la pizzica di una zanzara. Ci vorrebbero circa 16 di questi per equivalere ad un ago ipodermico normale. E quindi è anche difficile metterlo dentro perché sono così flessibile, no? Sono come un cappello praticamente. Io oggi ho usato la coopetazione col fuoco, con le coppe di vetro, che ha un effetto un po' più forte quando c'è un ristagnamento più importante o delle contratture più grosse, ed è molto bello perché si combina il calore con questa azione di tirare il muscolo. Poi c'è l'altro tipo che è con la pompa, che è un po' più delicata. Ed è bello perché lo puoi regolare. Quello che fanno è anche regolare la circolazione del sangue e del qi. Quindi stiamo tirando la pelle, i muscoli, in modo tale che le tossine vengono portate in superficie. Vedrai che ci sono piccoli lividi che passeranno fra 3 a 7 giorni. Qui a sinistra i segni delle coppe sono un po' più scure perché c'è più ristagnamento sul lato sinistro, quindi c'è più contratture, e mentre qui a destra non c'è niente. Quando c'è questa microferita in superficie, questo segnala al corpo di portare nuovo sangue e nuova linfa alla zona. L'agopuntura l'adoro perché è molto pratica, è molto versatile. Infatti porto le aghi con me perché non si sa mai quando una persona può avere un problema, e veramente in pochi minuti si possono risolvere tanti problemi. Con l'agopuntura l'obiettivo è di rimettere il corpo in uno stato di equilibrio. Quindi se soffri delle allergie, dell'asma, i crampi mestruali, emicranie, insonnia, nausea, eccetera, non solo andiamo a trattare quel sintomo, se no che cerchiamo di correggere il problema base, quindi andiamo sulla radice del problema in modo tale che non torni più. Si scelgono punti che rispecchiano il corpo, come il cuore, il fegato, il rene, quindi questa zona qua rappresenta la testa, e qua sopra abbiamo i piedi, e quindi scegliendo i punti riflessi possiamo trattare quella zona. Poi qualche punto per il sistema endocrino. Quando stimoliamo dei punti di agopuntura o con un ago, anche con semplicemente la pressione del dito, oppure quando avviciniamo la moxa e riscaldiamo il punto, quella pressione, quel calore, quella stimolazione manda dei segnali al cervello. Tutto questo fa parte della medicina cinese. Uno dei miei casi più eclatante è stato quando il papà di uno dei bambini che insegnavo aveva una tendinite molto forte nel polso. Stava per operarsi, diceva però ci provo. Dopo, mi sa che dopo 2 o 3 sedute è sparito completamente il dolore e non è più tornato, e alla fine non doveva operarsi. E poi lui è diventato uno dei miei, diciamo, tifosi più importanti, ha raccontato a tutti, era felicissimo.